Osserva bene, sempre che la tentazione ti dispiacerà, non vi è cosa da temere. Ma perché ti dispiace ella, se non perché non dovresti sentirla? Queste tentazioni sì importune vengono dalla malizia del demonio, ma il dispiacere e la sofferenza che ne risentiamo vengono dalla misericordia di Dio, il quale, contro la volontà del nemico nostro, ritrae dalla sua malizia la santa tribolazione, per mezzo della quale egli purifica loro, che vuol mettere nei suoi tesori. Dico ancora, le tue tentazioni sono del demonio e dell'inferno, ma le tue pene ed afflizioni sono di Dio e del paradiso. Le madri sono di Babilonia, ma le figlie sono di Gerusalemme. Disprezza le tentazioni e abbraccia le tribolazioni. No, no, mia figliola, lascia soffiare il vento e non pensare che lo squillo delle foglie sia il rumore delle armi. Le Ecco, allora che cosa vogliamo portare da questa esortazione di Padre Pio? Che purtroppo, appunto, le tentazioni è il pane quotidiano di un'anima che si avvicina a Dio. Ma queste tentazioni che vengono dal nemico, ecco, devono essere, ci dice lui, devono essere disprezzate. O ancora meglio, se noi, sentendo queste tentazioni, ce ne dispiaciamo e vogliamo cercare di vivere secondo la volontà di Dio, Padre Pio ci dice che è il momento in cui Dio purifica il nostro cuore da sentimenti vani e lo rende prezioso ai suoi occhi. Ecco, ci ricordiamo sempre che nel nostro cuore, nella nostra mente, ci sono queste due voci, la voce del nemico, che è l'angelo ribelle, e la voce dell'angelo custode, colui che Dio ha messo accanto a noi per guidarci e per aiutarci al bene. Noi vogliamo, secondo, ecco, quello che ci suggerisce Padre Pio, disprezzare quel suggerimento del nemico e dare sempre più spazio nella nostra mente e nel nostro cuore ai buoni suggerimenti che ci vengono dall'angelo custode. Siamo devoti di quest'angelo e lui ci guiderà al bene. Buona giornata a tutti voi, fratelli e sorelle.